Nello splendido scenario del Pincio fervono i preparativi per il ritorno della Fano dei Cesari, edizione che torna al tradizionale programma con le rievocazioni, la sfilata delle fazioni e la corsa delle bighe. Assessore Lucarelli, ci siamo, da domani, giovedì 14, prende via la Fano Un Fortuna e la Fano dei Cesari. Come vediamo, cambierà il volto che è il Pincio, che lo faremo tornare indietro di 2000 anni. Proprio questi giorni arrivano i rievocatori da tutta Italia che prenderanno spazio nella città per iniziare le attività che le vogliamo ricordare, perché sono tante le chiamate che arrivano questi giorni per capire quali sono i maggiori appuntamenti e come partecipare. Quindi ricordiamo giovedì sera alle 21 lo spettacolo di inaugurazione che sarà proprio qui davanti al Pincio. Venerdì per tutte le famiglie che vorranno far giocare i propri bambini alla storia romana potranno insomma venire qua, perché ci sarà la Fano dei Cesarini. Dalle 18 fino alle 20 ci saranno i giochi, poi alle 21 alla cena dedicata alle attività ai bambini. Il sabato il grande evento dedicato alle fazioni, quindi dalle 19 le fazioni si esibiranno nei ludi, quindi nelle attività artistiche, alle 21 un grande spettacolo proprio dedicato al tema di quest'anno che è i popoli conquistati. E poi la domenica pompa magna, quindi la grande parata delle fazioni che insomma in cui l'incontro sarà alle 18:30 e l'ingresso sotto l'Arco d'Augusto alle 20, e poi la grande corsa delle bighe. Ecco, tutti coloro che vogliono partecipare potranno farlo contattando le fazioni. I numeri sono all'interno della pagina Facebook Fano Un Fortuna e la Fano dei Cesari, e anche all'interno del sito, che è www.fanounfortuna.eu. Anche quest'anno non manca la grande collaborazione della Proloco per la riuscita dell'evento. Non solo spettacoli, ma anche gastronomia e convivialità. Gino Bartolucci, come è suddivisa la parte di venerdì e di sabato? Saremo noi che gestiamo la cucina, ci saranno due giornate importanti, il venerdì e il sabato, con degli stand dove le fazioni potranno prenotare la cena, una cena completa a 20 euro, nelle loro fazioni, no? Naturalmente, dove questi saranno raggruppati e serviti a tavola. Poi naturalmente invece venerdì e sabato funzioneranno degli stand gastronomici, perciò noi un invito a tutti i cittadini fanesi e non turisti che sono nella zona a venire ad assaggiare i nostri prodotti prelibati. La domenica naturalmente lo stand si chiude perché ci sarà la gara dei cavalli. Naturalmente, però quelli le fazioni che sfileranno, che poi saranno sul Pincio, avranno la possibilità di mangiare. Naturalmente non ci sarà uno stand, perché il Pincio non è adibito a degli stand. Praticamente però ci saranno panini, piadine, birra e acqua per tutti, perciò naturalmente anche chi sfilerà sa fin d'ora che non rimarranno a bocca asciutta sia nel bere sia nel mangiare.